Tough luck, babe. Struck out when you had about 30 chances. One bad day, now you don't know how to pay for the damage. I don't wanna climb. If I'm gonna fall back, it's a waste of time. Keep winning. How the hell do you make it look so easy? I'm spinning, and I can't seem to get back on my feet. Yeah, I might give on up, 'cause I'm falling down now. Ed eccoci qua giunti a Brentino Belluno. Oggi ci attende un percorso piuttosto intenso. Per questo decidiamo di fermarci all'inizio per fare una abbondante colazione all'unico bar presente, Malou Bar. E certo non possiamo negare l'abbondanza che ci è stata offerta. Guardate qua. La vista di questo bar, l'unico, è meravigliosa. In questo video ci proponiamo di percorrere insieme il sentiero della speranza, l'antico tracciato che portava fino al santuario della Madonna della Corona, che geograficamente si trova più vicino a Spiazzi che a Brentino Belluno, ma soltanto di recente da Spiazzi è stata aperta una strada per raggiungerlo comodamente in macchina. Quindi questo sentiero che ci apprestiamo a percorrere è quello antico di diversi secoli. Questo borgo è come incantato. Se non fosse per qualche macchina qua e là, veramente giuro, mi sembrerebbe di muovermi nel passato, forse il 1500. Nella prima esplorazione giungiamo, forse per caso, nella Corte Leona, uno spazio in cui i funzionari della Serenissima raccoglievano le tasse. Ben presto, vicino alla fontana che fa da punto di riferimento, una mantide religiosa salta sulla spalla della Laura e poi per terra, e noi decidiamo di filmarne tutta la bellezza. A questo punto, come vedete dalle immagini, stiamo per intraprendere la salita del sentiero, che probabilmente non palesa tutta la sua ripidità, ma potrete comunque assaggiarne l'intensità attraverso l'audio, dove si sente chiaramente in live il mio fiatone. Oltre a essere un sentiero della speranza, questo è sicuramente un sentiero della salute per tutti coloro che sono abituati a una vita sedentaria, perché se avete dato un'occhiata ai miei video precedenti, stiamo salendo con questo come livello di difficoltà. Poi magari nei seguenti torneremo a fare qualcosa di più leggero, però credo che l'esperienza di oggi ci resterà. Chi percorre questi sentieri oggi ha come obiettivo anche quello di chiedere
una indulgenza, una espiazione, un perdono, un aiuto alla Madonna. E il rituale prevede che questa intercessione sia richiesta pregando lungo le diverse soste che il cammino offre. Non è richiesto percorrerlo in un certo periodo di tempo, ma con lo spirito giusto dell'animo. Ecco, mentre saliamo, finché ho ancora voce e fiato, vorrei provare a descrivere la storia di questo santuario utilizzando il mio personale punto di vista, dopo essermi documentato un pochettino. Sicuramente poi arricchirò questa registrazione con degli inserti post-produzione, anche per correggere eventuali inesattezze che andrò a registrare live. Questo santuario trova le sue radici, le sue fondamenta intorno all'anno 1000 dopo Cristo, ovviamente, periodo in cui alcuni uomini, un pugno di uomini veramente pochi, che avevano la forza per scalare la montagna, decisero di accamparsi e condurre laggiù una vita da asceti. Divenne quindi un eremo per pochi benedetti dal Signore, anche perché verso il finire del primo millennio andava molto di moda credere che l'Apocalisse fosse vicina, e quindi con la fine del nuovo millennio, con la fine del vecchio millennio, l'inizio del nuovo, i credenti più motivati decisero di accamparsi per aspettare che giungesse, immaginandosi magari inondazioni, cataclismi, e quindi arroccandosi in alto, così per come quanto più potevano. Ora, l'anno 1000 giunse, e se da un lato si era sparsa la voce di questi uomini asceti, dall'altra non era accaduto nulla. Il mondo continuava ad andare avanti e non c'era stata nessuna apocalisse o fine del mondo, come la si voglia chiamare. Per questa ragione, in molti vollero credere che le preghiere di questi uomini pii avessero potuto intercedere con il Creatore, concedendo, quindi facendo sì che egli concedesse all'umanità più tempo per cambiare, e quindi attribuendo anche alle loro preghiere questo, vogliamo dire, miracolo, la gente iniziò un percorso di pellegrinaggio in visita, pellegrinaggio che poi rimase anche nei secoli a venire, perché questo divenne un luogo di culto, e iniziando a scavare nella roccia, laddove un anfratto naturale aveva già creato un'insenatura, decisero di costruire una chiesa, chiesa che oggi è a tutti gli effetti un santuario, ma costruita negli anni secolo dopo secolo. Ora, ci troviamo avanti, intorno al 1500 circa, un po' dopo, quando leggenda vuole che
una statua della Madonna che si trovava a Rodi, presumiamo Rodi Gargani perché venne invaso dai turchi, scomparve da Rodi e comparve miracolosamente in questo posto sulla pendici della montagna, insomma, dove avevano creato questa chiesa in onore della Madonna stessa. Come venne scoperto questo fatto? Semplicemente perché si udirono per alcuni giorni dei canti, delle musiche provenienti da chissà dove e delle luci misteriose a illuminarla, a illuminare il punto da lontano. Quando si avvicinarono per capire che cosa fosse successo, trovarono appunto questa statua che decisero anche prontamente di rimuovere e posizionare in un luogo più sicuro. Ma a quanto pare questa scelta non incontrava la volontà di chi l'aveva portata inizialmente, fossero essi gli angeli o altre persone, insomma, chi per loro. Così, pur avendola spostata, la Madonna scomparve e ricomparve nuovamente, sempre nello stesso posto, in un punto preciso che poi andremo a cercare del santuario. Allora decisero che era una volontà divina e la lasciarono lì. Quindi per questo probabilmente da semplice chiesa ed eremo poi divenne non battezzato come santuario, proprio perché aveva incontrato la benevolenza dei santi, degli angeli. Ciao. Ciao. Ecco quindi che due storie diverse si fondono insieme e descrivono in modo diverso la nascita di questo luogo di culto, che tuttavia può spiegare le sue origini fondendo entrambi i racconti, perché come sempre laddove ci sono luoghi di mistero e di venerazione, la verità è da ricercare nel mezzo delle diverse storie e leggende che si narrano. Ecco, giunge quindi spontanea una riflessione lungo questo percorso, perché in un'epoca in cui la tecnologia era del tutto assente e c'erano solo le braccia come forza lavoro, ci domandiamo: l'essere umano dove può giungere quando è spinto da grossi ideali, siano essi positivi o negativi, chiaramente, perché a sua insaputa una persona può agire pensando di fare del bene e poi magari invece sbaglia a volte anche di grosso. Ma è tutto lì, la forza della mente, andare oltre quello che secondo noi sono i nostri limiti, superandoli per volontà. Quindi che il miracolo giunga per intercessione di terzi, quindi di Dio, o perché lo stesso individuo attiva processi di autoguarigione, poco importa. Quello che conta è riuscire nell'impresa. Nel frattempo che saliamo, il percorso è diventato un poco più impervio, non per volontà di lasciarlo trascurato, ma perché sono iniziati i gradoni più antichi che, durando e resistendo nel tempo,
non hanno richiesto particolare manutenzione, donando anche un aspetto più incantato e rituale a questa impresa. Di sicuro questo cammino non può essere fatto correndo per via della lunghezza e della inclinazione che stancherebbe secondo me chiunque. Dalle recensioni che ho potuto leggere si chiede, si raccomanda l'utilizzo di scarponi da trekking. Invece io vi raccomando un cambio di maglietta, perché si suda tanto, i miei occhi infatti iniziano a bruciare e lacrimare, non tanto per l'emozione, che comunque c'è, quanto piuttosto per il sudore salato che vi finisce dentro. Credo che comunque il periodo per fare queste escursioni sia proprio il nostro, e cioè fine settembre, quando la caldura estiva ormai se ne va, ma puoi ancora andare in giro vestendo magliette a maniche corte, zero maniche, pantaloncini corti. E questo abbigliamento aiuta anche a portarsi dietro più roba nello zaino. Ora, lasciando da parte il mio caso, dove devo portarmi dietro il gimba per le riprese, comunque un paio di bottiglie di acqua, come noi, da 2 litri ciascuna, o da 1 litro almeno, sono necessari, perché per qualsiasi necessità e evenienza non vale la pena, insomma, finire per restare disidratati. Stiamo facendo una registrazione con un programma particolare che poi lasceremo nella descrizione, di trekking o di escursionismo, meglio, e più in generale, che permette di monitorare il tempo, il tracciato su una mappa, che forse è la cosa più importante, e poi altre informazioni altrettanto utili, come per esempio la distanza totale percorsa, l'altitudine. Unitamente a questa applicazione ve n'è una seconda che permette di fornire dettagli accurati di previsioni meteo e anche del vento. Ecco qua che in questi cartelli dice Madonna della Corona 20 minuti, sentiero naturalistico, però non saprei francamente. Sono ormai le 2:15, abbiamo fatto una sosta di mezz'ora, tre quarti d'ora, e abbiamo iniziato a camminare, che erano le 11:30, 12. Facciamo le 12 perché abbiamo fatto un paio di deviazioni. Quindi per ora percorso, però ce la siamo presa anche un po' comoda, devo dire, perché ci siamo fermati per mangiare. È durato 12:30, 1:30, quasi 3 ore. Manca poco per fare 3 ore. Questo per farvi avere un'idea a spanne. Poi chiaro, se volete fare una tirata unica, ma io non ve lo consiglio, perché poi vi perdete il bello del posto, forse che in 2 ore ce la fate anche. La discesa vedremo, perché in teoria è più veloce, però è questione anche di quanto sia scivoloso il cammino con la pecciolina. Qui i gradini, che dovevano essere circa 1500, non so come li hanno contati, perché poi a un certo punto scompaiono, il sentiero diventa scosceso anche con una ripida pendenza, e ogni tanto, come vedete qua, ricompaiono i gradini o gradoni svuotati nel tempo dalla pioggia. Quindi non saprei, perché se sono stati contati adesso, beh, allora ne abbiamo fatti molti di meno di quelli che pensavamo. Se invece la conta
è stata fatta conteggiando anche quelli ormai scomparsi, allora dovremmo essere quasi giunti. Ho calcolato un paio di ore per scendere. Questo è importante perché siamo con l'auto noleggiata e va riconsegnata per forza per le 19. A Verona, all'aeroporto. La Laura, tanto me la sono persa perché per fare le riprese senza gente intorno sono andato avanti, invece lei è rimasta indietro.
Finalmente siamo giunti alla meta ed il nostro sforzo sta per essere ripagato. Ma ciò di cui ci rendiamo conto alla fine è che quello che contava della nostra avventura era proprio il viaggio, quale percorso di crescita personale. Thank you.